al numero 5 di Giro. No, no, ma c'è un fuorigioco, vediamo. Sì. È il numero 8. Chiesto che è l'istituzione di fuorigioco. Vorrei sapere l'altro centrale del centrocampo, cioè Lopetrone e Trasadorte. Buonasera. Cascone. Cascone aspetta un po' per la Scalise insieme a Cascone. Sì, è Scalise, classe 91, non vedo Di Donato in fianco, c'è una... sì, Di Donato è sulla sinistra. È laterale, centrale difensivo a stuccia di Donato, c'è Scalise della Versa. Calcio d'angolo, bella Versa normale. È Balatore Bambetto, tu. Attenzione a pagare col gioco. Ah, ma dai, no! Mannaggia sta ragazza, ma... Vediamo ora la Bibbonese in cerca di riproporsi, c'è un fallo appena andato fuori della terza montagna. Quindi a questo momento guardate il vantaggio, la terza normanna, un cross del verticale, per Marasco, lato corto, Marasco sul fondo, prova a scherzare dentro. Oggi sta giocando con tanti giovani, addirittura in difesa due, un difensore centrale Scalise e l'altro esterno Caruso, sono elementi proprio provenienti dalla formazione Berretti, devono giocare per forza visto i tanti giocatori andati via e infortunati in settimana che hanno praticamente sguarnito la difesa della Vigorlamezia. Poi mi ricontate anche negli altri reparti, al centrocampo e in attacco, dove sta giocando Manca per la prima volta dall'inizio dopo il grave infortunio ai legamenti subiti nel mese di novembre. Aversa che ovviamente ha bisogno dei punti, quindi sta facendo la sua parte. Tra l'altro Vigor che gli ha spianato la strada, avendo per l'ennesima volta andata in svantaggio nei primissimi minuti di gioco. Cosa che ormai non è una novità qui allo stadio Ludovico Polito quest'anno, quindi una partita che per il momento ha ben poco da dire, Vigor che cerca di fare la propria parte, cercando soprattutto di giocare con quella dignità che è mancata nelle ultime partite, soprattutto contro Licea Virtus. Un giudizio sui Granata? Ma il Granata... credo che questa possa essere la volta buona affinché la squadra amaranto si sblocchi in trasferta, visto che Granata si sblocchi in trasferta, visto che sì, dobbiamo sfatare questo tabù. Beh, credo che oggi della prima vittoria per voi ci siano, vabbè, deve finire prima la partita, sì. non cantiamo vittoria prima. Ma infatti, di naturalmente voi toccherete ferro, ci sono le possibilità, una Versa che comunque magari vedendola dal di fuori qui dalla mezza ci si aspettava qualcosina in più, visto anche gli investimenti fatti, una squadra che comunque è stata cambiata in corso per molti, sì. Tutto abbastanza cambiata, e comunque ci sono le possibilità sicuramente per tirarsi fuori dalla lotta play out, certo la situazione. Una partita molto lenta da ambedue le parti, la settimana è una partita bene, è iniziata a costruire dei momenti di gioco, qualche azione di rete, probabilmente per quello che è stata la partita in generale, questa domanda poteva tranquillamente meditare anche il raddoppio. Poi insomma gli ultimi 20 minuti si sono adagiate un po' le squadre, probabilmente la stessa domanda è sui ritmi del Vigorlamezia, ovviamente non riesce ad andare sotto porta se non con qualche lancio lungo e qualche sprazzo sulla fascia, qualche inserimento sulla fascia. Dicevo, un'altra novità nello schema tattico oggi nella partita è Sassi Pili al centrocampo, l'ausilio di Zuffa. Come ti è apparso questo suo debutto, quasi debutto, che già la domenica scorsa mi sembra che mister Sergio l'abbia preparato? Non si è comportato fino ad ora, non si è comportato male, anzi voglio dire, si tira sempre con sé due o tre giocatori e questo è importantissimo perché fa sviluppare, fa costruire l'azione sulle fasce, su due ottime fasce. Tra Franzese e Chietti stanno giocando davvero benissimo entrambi, tra l'altro applauso anche a Sergio che ha cambiato
dopo 20 minuti ha cambiato le fasce, ha cambiato le due posizioni, quasi a voler disequilibrare la difesa del Virtus. Comunque un applauso insomma a Sibilli che sta comunque comportandosi bene. Zolfo lo stesso gli sta dando un supporto abbastanza valido, però ovviamente le caratteristiche di Zolfo che noi conosciamo sicuramente si avvicinano più non si addicono diciamo, a quello che oggi il suo ruolo. Però va bene insomma come si sta muovendo la squadra, va bene questo 1-0, va bene continuare a giocare così, speriamo che nel secondo tempo ci sia un po' uno sprazzo di energia in più, perché probabilmente è quello che manca. Vogliamo commentare il gol di Maraucci? Beh, il gol di Maraucci è stato, penso che l'ha raccontato abbastanza bene, l'azione da calcio d'angolo, Maraucci in rete con un colpo di testa è riuscito a slittare su tutti, un bel colpo di testa, un bel gol, quello che è importante sempre, insomma, è il fatto che ci sia arrivato questo gol e che arrivi anche ovviamente la trasferta, la vittoria, che sarebbe la...